L'Africa è molto più povera rispetto a prima, rispetto a 30 anni fa. Io ho visto nei paesi sotto il deserto, che sono i paesi da dove le organizzazioni criminali fanno partire le carovane per attraversare il deserto, perché purtroppo in televisione si parla solo dell'attraversamento del Mediterraneo, non si parla dell'attraversamento del deserto, dove muoiono altrettanti. Ecco, numericamente parlando, altrettante persone nell'attraversamento del deserto, che è molto pericoloso, molto insidioso. Nessuno si sta curando. Io ho visto cos'è la povertà. Noi, da noi riteniamo una persona povera se non si può comprare scarpe da 300 euro. Noi ritenevamo, quando io ero ragazzino, povero, una persona che poteva mangiare una volta al giorno. Io ho visto posti dove non c'era da mangiare. Io ho visto posti dove c'erano, che loro le chiamano cliniche, una stanza 4x4 con dentro un medico volontario, magari veneto, magari anche marchigiano o emiliano, e fuori almeno 100 mamme, con un bambino in un marsupio davanti, uno dietro e uno per mano. E quando arriva alla clinica, il medico li visita, sono tutti e tre malati, il medico gli può dare solo una pillola e la mamma deve decidere a chi darla per farlo guarire, per salvare uno dei tre. Oppure cerca certe volte la forma disperata di darle metà e metà. Questa si chiama povertà e questo è lo sfruttamento che noi facciamo in Africa, rubando oro, diamanti, litio, coltan, in modo scientifico lo stiamo avvelenando, tutti i peggiori metalli, i rifiuti più pericolosi li stiamo portando in Africa, stiamo avvelenando quel continente. Conseguentemente, quindi, ancora sempre più migliaia, ormai milioni di persone dal sud saranno spinte verso il nord, a parte le guerre, perché si parla al telegiornale solo di guerre in Ucraina, ma in Africa ci sono almeno 5-6 guerre che si combattono da decenni nel silenzio assordante di tutto il mondo occidentale. Quindi spesso siamo noi ricchi del mondo, spesso siamo dei grandi ipocriti, salvo poi a indignarci per 48 ore, a dispiacerci per 48 ore, quando vediamo bambini di 2 anni, 3 anni morti sulla spiaggia.